Validoni, che saluto e ringrazio. A cui voglio chiedere una prima cosa, proprio forse molto emotiva, intanto facendo di ancora le congratulazioni per la tua rielezione fresca. Che cosa vuol dire dopo aver appunto passato questo periodo terribile, si ricordava, cioè oggi c'è un nuovo ponte, che è un grande simbolo, no? Che cosa vuol dire senza retorica oggi poter aprire questa 60ª edizione con tutta... tutte le limitazioni di sicurezza sanitaria che conosciamo, ma siamo qui, che vuol dire? Beh, io credo che sia un simbolo, per la verità, tanto fammi salutare il ministro e tutte le autorità presenti, ma soprattutto tutti coloro per cui essere qui ha un significato e per cui siamo qui, perché ha un senso esserci, cioè tutti gli espositori, i produttori, cioè tutti coloro che venendo qui hanno investito soldi delle loro per costruire un pezzettino di quel rilancio del PIL italiano di cui abbiamo così bisogno. Quindi il Salone di Genova, suo malgrado, per la seconda volta è diventato un simbolo. Io ricordo che eravamo qua con il sindaco Lucci e il presidente Mattarella che volle esserci all'inaugurazione nell'estate del 2018, subito dopo il crollo del Ponte Morandi, per dire che Genova, la Liguria e il paese non si sarebbero fermate sebbene attonite per quella incredibile tragedia che abbiamo vissuto. E oggi siamo qua per la seconda volta, per primi, a dire che il mondo produttivo, che l'Italia, che i porti, che la Liguria, grazie a Dio, non si fermano neppure di fronte al Covid e alla sua emergenza. E siamo qui anche a confermarci il fatto che quel che ripetiamo spesso è effettivamente possibile, cosa che non era scontato, perché vedi, bisogna convivere con il Covid e lo faremo per un periodo medio lungo di tempo nei tuoi talk show è una cosa, farlo poi quando si esce la mattina di casa e prendere delle decisioni mentre bisogna da un lato far andare l'economia, non fermarla di nuovo perché altrimenti rischiamo di non avere le risorse neppure per sconfiggere il nostro nemico Covid, e dall'altra vedere sul telefonino i dati che scorrono dei ricoverati, dei posti letto, cioè e prendere decisioni relative a quello è un'avventura che non abbiamo mai vissuto, è un'avventura che non abbiamo mai vissuto come classe politica, è un'avventura che non ha mai vissuto il mondo dell'impresa nella sua programmazione, è un'avventura nuova. Il fatto che questa avventura, come tante avventure belle di questo paese, parta dal mare, dal porto di Genova, da cui diciamo sono partite avventure anche ambiziose, diciamo, nei secoli passati della nostra storia, io credo che sia effettivamente simbolico. Fammi dire un'ulteriore cosa in più, perché prima vedendo scorrere quel video era effettivamente emozionante. 60 anni cominciano ad essere un pezzo di storia importante del nostro paese, comincia a vedere facce che hanno fatto la storia, pezzi di design che hanno fatto dell'Italia quel campione di eccellenze del mondo. Quest'anno questo salone coincide con un'altra data, un altro compleanno importante, perché sono i 50 anni della nascita delle regioni, che stiamo celebrando un po' in tutta Italia, abbiamo celebrato anche con il presidente Mattarella alla fine del lockdown. E il fatto che questo salone sia cresciuto in parallelo a questa nostra regione mi piace ricordarlo oggi, perché Genova è molto della Liguria e il salone a modo suo è molto di Genova, perché ne sintetizza lo spirito, non solo lo spirito imprenditoriale. Potrei dire, come dico all'amico Cecchi tutte le volte che ci vediamo qua, che la Liguria è la prima regione come distretto produttivo della nautica grazie a tanti imprenditori. E lui da Toscana però potrei attaccare il nome, ecco, sì, è sempre la stessa, è un copione ormai, è sempre la stessa difesa, sempre più incredibile. Però oggi ho detto anche che potremmo costruire, visto che abbiamo un'autorità di sistema portuale cross tra Liguria e Toscana, abbiamo Viareggio e Spezia che sono così vicine, che dovremmo costruire dopo il Miglio più di Spezia un grande distretto che tiene insieme tutto questo. Però detto questo mi piaceva ricordarlo, perché veramente oggi noi, facendo semplicemente quello per cui, quello che riguarda me il ministro, ci paga
video che proietteranno di qua a 60 anni per presentare la 120esima edizione del Salone della Nautica ricorderà anche questa strana e importante giornata. Grazie. Grazie, mi veniva da dire sperando di esserci, ma insomma, quello che potrò chiedere troppo.